La sfida in live era di riuscire a fare 400.000 dollari in breve tempo per riuscire a modificarmi la nuova macchina che mi sono comprato. Ce l'avremo fatta? State a vedere. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo! Dobbiamo subito vendere per riuscire a comprarci poi le scorte. Dai, decente sta vendita. Come avrete visto, se avete visto il video di oggi, ho comprato la nuova macchina. Porco e quindi ho intenzione di modificarla questa sera. Grazie Ricca Luna per esserti abbonato a livello 1. Allora, eccoci qua, perfetto. Consegna qui, grazie. Vaffanculo, 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 pezzo. Pezzi di merda, guarda, tutti qua. Il raduno delle teste di cazzo dei figli di puttana. Non sapete fare il vostro lavoro, un po' come me, insomma. Poi, chiamalo lavoro, insomma, vabbè, nel senso, non sapete fare il vostro passatempo come il mio passatempo. Ma vaffanculo, ammazzati. Anzi, non serve che t'ammazzi. Ci penso io. Ma che cazzo sta facendo con le ruote? Vabbè, senti, tu muori e tu pure. Mannaggia a te. Vieni se hai il coraggio. Vieni se hai il coraggio, non ce l'hai. Guarda il caghetta che se ne va. Guarda il caghetta che se ne va, vabbè. Ma sei cretino, si teletrasporta. Sì, ma un altro po' lontano, Ma dove ma si può essere ribaltato così, questo? Consegnale ste cose, brutto cretino. Tu indovina cosa fai, muori. Perfetto. Tu indovina cosa devi fare, morire, grande. Tu pure, beh, ci è andato più onestamente di quanto credessi. Grazie Ricca Luna per l'altro abbonamento regalato. Se lo scrocca Sergix, quello vero, attenzione. Non quello falso. Pezzo di merda. Affanculo. Se vi siete connessi ora e volete abbonarvi, state vedendo il radar? L'oppressor che si teletrasporta. Ma che cazzo fa? Ma scusa, Ma che cazzo? Ci sono i modder su PS4. È spawnata finalmente sta cazzo di... È spawnata. Oh, grazie. Ma questo che cazzo? Qual è il tuo problema? Ah, vabbè. Senti, vaffanculo, dammi l'oppressor. Tanto ormai ho consegnato. Se qualcuno vuole rompere i coglioni, se ne può anche andare a fanculo. E insomma, non è sicuro. Godo. Lo stanno tirando sotto. Godo. Allora... Ciò di merda. Oh, non è morto! Ma scusa! L'ho preso in pieno, l'ho preso in testa anche, credo. Pezzi di merda. Bastardo. E basta. Levati dai coglioni. Non è morto. Ma mannaggia a te. Oh, ce l'ho preso, a posto. Killo questi e me ne vado. Ma levati dalle palle. Boh. Attenzione però, fermi tutti un attimo perché vi devo ricordare della mia solita collaborazione con Instant Gaming. Giochi scontati, credito scontato per console e PC. È anche disponibile il solito contest mensile grazie al quale potete vincere qualsiasi gioco a vostra scelta, partecipare completamente gratis, tutti i link qui sotto in descrizione. Trovate anche GTA 5 a meno di 9 euro se vi interessa, fate un salto. Grazie Enrico Fico per esserti abbonato col Prime, gentilissimo. Vai a vedere il nuovo video dedicato agli abbonati che è uscito, te lo sto linkando adesso in chat. E niente, vediamo se troviamo un veicolo di fascia alta. Speriamo, dai. Ti prego, ti scongiuro. Veicolo di fascia alta, forza. Benissimo ragazzi, sta funzionando il bambusola allo spawn dei veicoli. Lasciare tutti i veicoli di fascia media al magazzino. Col GN la voce del verbo avere. Oddio, devo raggiungere la zona di partenza della gara. Aspetta un attimo, devo richiedere l'oppressor, aspetta. Che da quando è uscita devono disattivare sta cazzo di oppressor per sta gara, non ha nessun senso. Che non mi sto lamentando assolutamente, per carità. Però non ha nessun senso il fatto che si possa usare l'oppressor in questa attività. Per nulla al mondo. Ma anche se mi dici ti do una mega villa grandissima, 300 metri quadrati, 20 piani, 50 bagni, 250 stanze. Ma vaffanculo, sono già arrivato. E tutto. Me ne frega niente. Questa casa è piccola, mi va benissimo. Voi scherzate? Ma se siete di Roma, è una proposta seria, non sto scherzando. Siete di Roma, volete fare le live in piscina, non c'avete la piscina a casa, venite a casa mia. Se siete delle ragazze che fanno hot tub a Roma e fate parecchie sub, venite da me. 20% mi date, 20% delle sub potete stare in piscina quanto cazzo volete.
Troppo poco, dite. Proposta seria, non sto scherzando, eh. Trade offer, I receive il 20% delle sub. Io receive live in una bella piscina, all'aperto. Nel senso. Allora, vendiamo subito sta macchina. Intanto ci sono dei tryhard che stanno combattendo, quindi per me non c'è problema. Andiamo subito, fascia alta, vai, perfetto. Esporta e andiamo, ci facciamo altri 100.000 dollari easy. Tu, il mio obiettivo è fare soldi. Massimo, ragazzi, il mio obiettivo in questo momento è fare soldi quando vi propongo questa proposta lavorativa. Se venite, vi ricompenso ad alto livello, sì, appunto, solo con la piscina. E Massimo, 3-4 mesi voglio comprarmi il Lamborghino, con il vostro 25% delle sub. Vive i soldi, bravi. Parlando di ste cose, mi viene in mente il meme in cui ci sta... Grazie Calabrese... per esserti abbonato. Andiamo al bunker a comprare le scorte. Mi viene in mente il meme in cui ci sta il ragazzo che... sta scritto, no, ragazzo, due punti, è brutto, non ha personalità, non ha carattere, ha una voce di merda, è un tappo, è secco, che sta al bancone, no, per acquistare qualcosa, e dice: una ragazza figa, per favore. Allora, che facciamo? Vediamo se abbiamo qualcosa all'hangar, tra l'altro. Per modificare la Vectre ti servono minimo 400.000 dollari. E allora facciamo altri soldi, no? Fermati un attimo, non puoi accedere all'hangar con questo veicolo. Che cazzo vuoi? Che cazzo metti le mani avanti, brutto coglione? Tonno sopra quasi a qualsiasi cosa. Torno al naturale. Il tonno mare... Oddio mio, non ci credo! Dovevo ancora fare la cazzin, ma chi cazzo me l'ha fatto fare di andare all'hangar? Today we are gonna morph the Hulk with Godzilla to create a new monster. This is of course, he is going to give us Hulk powers by supercharging this machine. It's called the Rage Transmitter and it runs on nuclear power. So come on Hulky. Allora io ho la metà dei tuoi iscritti, ho la metà dei tuoi iscritti, anche meno, faccio un decimo delle tue visualizzazioni e sapevo fare il green screen meglio. Mi va bene tutto, è cringissimo perché è per bambini, ed è palesemente per bambini e non è segnato, ok. Ma il green screen è una merda, ma perché? Perché? Il green screen... Allora, vediamo se c'è qualche nuovo cosa. Non ho detto che c'era un nuovo contratto. Incursione dai Lost. Guardo come te, beh, sei tu. Cos'è che vuoi? Eh? Ti ammazzo? Ok. Ti sto uccidendo, andiamo in prima... No, vabbè, la facciamo in pubblica. Ti detesto. Oh! Ti investo! Pezzo di merda. E chi è deficiente qua? Stanno arrivando due tizi con l'opera. No, si stanno scontrando tra di loro. Ah! Mannaggia, uccidi sti tizi. Non questi tizi NPC, gli altri tizi che si stanno ammazzando tra di loro, così non arrivano. Vabbè, grazie. Aspetta, 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 bisogna fare una foto al fuoco. Vai, fai la... Devo fotografare il fuoco, aspetta. Devo fotografare il fuoco, non ti sto dicendo strozzate. Guarda che non ti sto a ripetere due volte, Ma... Cosa? Insomma, qua è un po' così. Dai! Figli di puttana che mi sparano. Sacchi di merda. Stai fotografando la merda. Oh, non riesco a fotografare un cazzo perché questi mi sparano, mi aiuti? Grazie, gentilissimi. Sono morto. Mi prendo un attimo per ricordarvi comunque del solito video settimanale che è uscito dedicato agli abbonati. In realtà questa settimana ne sono usciti ben due. Se volete vederli potete abbonarvi gratis con Amazon Prime collegandolo a Twitch, appunto abbonandovi al mio canale Twitch. Oppure potete abbonarvi anche a partire da 99 centesimi qui su YouTube. Vi ricordo che escono gli stessi video in parallelo sia su YouTube che su Twitch. Adesso hanno anche abbassato il prezzo degli abbonamenti su Twitch a 3,99€. Se vi interessa fateci un pensiero. Oddio, ma come sono finito qua? Mannaggia te, sono in culo. Si è rotto il paracadute. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo e vaffanculo. Sì, ti sei schiantato, no, perfetto. No. Guarda, mamma mia. Sì, non puoi. Cazzo, bidi. Non riesco a fotografare sta cosa, stai fermo. Mannaggia te. Stai fermo, t'ammazzo nel mondo reale. Non funziona. Niente. Non funziona. Non funziona. Si è buggato. Oh, in via 60. Affanculo. 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 Ma dai. Ma t'ho preso in pieno. Ma
che cazzo dici? Ma t'ho preso in pieno due volte, ma scusa. Sì. Ho trovato una motrice comunque. Aspettami. Eccola. Oddio, non mi aspetta. Cosa vuoi? Aspetta. Mannaggia, c'hai 20.000 cose che vuoi prendere. Cosa cazzo fai? Cosa cazzo ho visto? Ma mi stanno continuando a scavare, dove cazzo mi vedono? Aspetta! Oddio, un attimo! Si è sbuggata l'auto della polizia. Andiamo nelle cazzo di fogne che mi sono rotto i coglioni. Vaffanculo! Smettila di sparare! C'è qualcuno con... qualcuno ti sta per investire? Mi ha investito, cazzo. Gli sto sparando, sto venendo da te. No! Ti ammazzo! Sì, credici. Ma lo piglio subito, guarda. Guarda, una mina di prossimità. Pam, mo te la piglia in saccoccia. Se la piglia in saccoccia. Porca merda, non l'ho ucciso. Boom! Godo, 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 è morto. Fermi qua tutti che abbiamo. Siamo arrivati. Sono curioso. Basta bloccarti sul nulla! Mannaggia, sono davvero curioso di vedere cosa succederà nella missione, se questa motrice deve restare qui fino alla missione, vediamo. Sono arrivato dalla gente e dalla causa efficiente. Mannaggia, ho beccato tutto fuorché sto tizio. Perché ho un fucile da cecchino? Me lo chiedo di nuovo. Mannaggia voi! Perché cazzo ho un fucile da cecchino? Fammi capire. A che cazzo dovrebbe servirmi? Sacco di merda. Aggiungi un laboratorio. Va bene, sto entrando. Ma perché ho indossato la maschera che non mi serve a niente? Aspetta! Sto piazzando la bomba. Zitto un attimo. Vedi, ho piazzato il C4. Adesso ho 4 C4. Bene il... Devo andare in culo. Fare queste. Posso smetterla di schiantarmi sulla roba? Basta. Basta fare testa coda di merda! Ma vaffanculo! Cane? Che si morde da coda da solo? Ma pure in aria! Pure in aria ha fatto un testa coda! È allucinante, eh! Metti sta cosa e vaffanculo, va. Attenzione, 3! Sta per esplodere il nulla, signori! Sta per esplodere tutto! È esploso veramente! È esploso! Non mi aspettavo niente, sono contento, devo dire. Ok, sono curioso di vedere. Vediamo se c'è la motrice che ho lasciato io o se è un'altra. Incredibile, è stata fatta benissimo sta missione, allucinante, eh. C'è pure il Phantom Wedge. Perfetto, signori. Allora, un incarico completato, attenzione. E niente, andiamo a modificare la macchina, visto che ci siamo. Che brutto, così pare che ci abbia la lingua di fuori. Pare che abbia una lingua e che l'abbia di fuori. Direi assolutamente no. Da pista è carino, dai. Poi, paraurti posteriore, vediamo. Non mi piace neanche uno, me lo tengo originale. Motore, allora, non mi interessa. Mettiamo solo questo. Il resto può anche restare lì. Marmitte, vediamo. Belle que- Oddio, si muove di due ogni cazzo di volta! Che odio! Mi fa comprare la roba che non voglio! Fanculo, va, qua non voglio un cazzo. Coprifari, colore 1. Ah, non credo, vediamo. Questo vetro iridescente, ovviamente. Cofani, vediamo un po'. Comprese d'aria, mi piace. Vediamo, se no che altro c'è da gara. Se no c'è da rally. Bello da rally. Che altro da drifting. Oh, questo è il suo. Preciso, accessori cofano. Ma non credo proprio. Claxon, non ci spendiamo soldi. Interni, vediamo. Vanno bene questi. Portiere, non mi interessa. Sedili, mettiamo sportivi in carbonio, vanno benissimo. Volanti, ovviamente questo. Gabbie di sicurezza, non mi interessano. Luci, ovviamente luce all'oxeno. Altro non voglio. Livrea, vediamo un po' che livrea abbiamo. Questa direi che è carina, ci sta bene. Chissà cosa cazzo ci sarà scritto. Ci sarà scritto mi stu... tua madre probabilmente, ma vediamo un po'. Col rosso ci starebbe bene il nero probabilmente. Mettiamo il bianco. Qualcuno ha qualche consiglio? Bianco, dai, bianca ci sta benissimo. Bianca ci entra per se no acciai. No, ma col rosso no. Poi oddio, questa ci starebbe molto bene. Mettiamo metallici anche qui. Colore 1 ci sta bene. Ah, aspetta, che potevamo mettere gli altri. Mettiamo questo, ecco. Poi accessori sicuramente avrà le minchiate. Ah no. No, ci sono delle cose carine, vediamo un po'. Pinne colore 2.
così ci stanno bene. Poi minigonne non credo le metterò, non mi interessano. Splitter, non li voglio, spoiler, direi di sì. Allora, vediamo un po' che c'è. Questo è il suo, assolutamente il suo, perfetto. Strisce parasole, va bene. Sospensioni, ovviamente. Costano così poco le sospensioni, ma... Oddio, la campanatura è obbligatoria! È obbligatoria la campanatura, ma che davvero? Ma non puoi! Dai, non può essere vero. Guarda, che cazzo ne so. Basse e fine. Va bene così, perfetto. E questa... Beh, bella, Bella è uscita bella. Non mi convince, però, sta livrea. Non mi convince tantissimo in realtà. E abbiamo finito i soldi. 17.000 dollari, fine. Basta. Beh, signori, direi che anche oggi abbiamo fatto abbastanza. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.